Salve ragazzi e bentornati su The Binding of Isaac Afterbirth. In questo episodio, qui perché sono rimasto che avevo riavviato la partita con Maggie per sbaglio. Challenge, abbiamo finito quelle di Afterbirth, quindi ci rimangono quelle vecchie di Rebirth. Ne vorrei far qualcuna, poi in caso mi fermo da registrare e qualcuno mi aspetto l'uscita di questo video. Vorrei fare Darkness Fall, tra l'altro, e vedo se preferite che continui a fare challenge. Anche se sono quelle vecchie, o se preferite, magari mi concentro soltanto sul completismo tipo grid mode e cose normali. Comunque sì, a Darkness Fall siamo Eva. Abbiamo ovviamente il suo setup base, War of Babylon e Uccellino Morto, ma abbiamo anche Fear Shot, il coltello sacrificale e il Pentagram. Il nostro obiettivo è sconfiggere Satana. Non è proprio dietro l'angolo, forse sarà un po' per le lunghe, ma se la giochiamo un pochettino cattivi. Mettiamola così, possiamo fare abbastanza in fretta. Innanzitutto qui, ok, mi va abbastanza bene. No, mi va bene un corno, ora che ci penso. Perché? Perché se uso la lametta, ora va bene non attiva, poi raccolgo questo e perdo metà uscendo. Adesso dovrò avere circa un cuore, di cui mezzo rosso e metà nero. Che come faccio? Ah, dovresti scoppiare da solo, credo. Se no, no. Ah, no, c'era l'uscita. Non... Ho detto una cavolata immensa. Buono. Dark Matter mette il Fear Shot. War of Babylon ci aumenta il danno e la velocità. Il Pentagram ci aumenta ulteriormente il danno. Dovremmo stare parecchio danno, in effetti. Infatti, siamo 5. Siamo prende un... Come ho coniato l'altra volta il termine, credo, mi pare forse l'altra volta. Siamo praticamente un Giuda overpowered. Bomba dorata, che praticamente è una bomba infinita. Che quindi ci permetterà di usarla. Mi è venuto proprio bene quella schivata. Bam, morti. Morti e morti. Batteria che non mi serve. Uno, due. Centesimi, centesimi, centesimi. Buono. Vabbè, scendiamo, risaliamo e raccogliamo sti centesimi. L'ho già detto che dobbiamo arrivare fino da Satana. Credo di sì. Vabbè, se non l'ho detto l'avete sentito adesso. Sì, perché avevo detto anche che era una run un po' lunghetta per questo motivo. In realtà siamo potenti, eh. Il problema è che siamo anche molto fragili. Abbiamo quello che si potrebbe definire una potenza schiacciante in attacco, ma... Ah, ma io solo pensavo ci fossero ancora dei nemici nella mappa. Che stavo cercando. Boss ottenuti, ottenuto, trovato. Come si fa a ottenere un boss? Ah, forse se lo facciamo con la Friendly Ball non credo funzioni, ma ci possiamo sempre provare. A 1 e 2. Tra l'altro, visto che ho le bombe infinite, cerco anche la stanza segreta. E dovrebbe. Infatti, immaginavo fosse qui, però. La certezza non, si è, no, non ce l'abbiamo mai. 1 e si entra lo shop anche gratis. Sperando che non ci sia gri. No, c'è la testa sacchetto. Che comodissima. E niente, non possiamo prendere nulla, però. Ci manca un centesimo per poter prendere quel cuore di fede, perché tra l'altro era quello che volevo, non cose strane. Qui sopra, forse stanza super segreta? Sì. Che contiene la Missing Page. Dovrebbe far danni, un effetto più o meno casuale, quando subiamo danni. Ah, qui forse ci potrebbe essere qualcosa. No. E no. Centesimo. Posso andare quindi a prendermi quel cuore di fede, che mi fa stare leggermente più sicuro. Perché va bene che siamo forti e tutto, va bene che dovremmo non far cazzate, però voi mi conoscete, le cazzate non da farle, altrimenti non avrei perso queste ultime due run. E infatti spero di riprendermi un po' da questa un po' cosa negativa, ma andiamo. Eva contro League of Lies. Tra l'altro mi sono appena reso conto, ma siamo... Ah sì, siamo ancora al Basement 1? Infatti ancora, sono 3 minuti che sono passati, mi son sembrati tantissimi perché di solito il Basement 1 si... Non dico che si salta, però si corre via abbastanza veloce. Dico Fries è morto e cosa c'è qui? No, forse non devo prenderlo col cuore. Magica 8 che ci dà una temperanza che non ci serve. Anzi, non ci serve in realtà. E un aumento di Tears. Vediamo come stiamo messi. Sì, perfetto, ho fatto i conti fatti bene. Bomba.
Vediamo cosa c'è qui dentro. Un cuore di fede. Il Pulseworm, che è comunque un power-up migliore della Missing Page. Ma penso che anche la carta sia un power-up migliore della Missing Page, su base statistica. Ok. Secondo, i Girdlings. Tra l'altro, i Girdlings potrebbero anche suicidarsi provando a caricarmi e finendo sulla Sacrifical Dagger. 1-2. Sono stato abbastanza fortunato nel non raccogliere quel cuore, perché il nostro rimanere in War of Babylon è surrogato al fatto che rimaniamo con un cuore o meno di vita. Rossa. 1. Morto. Proprio morti a catena. Continuiamo. Boh, state buoni un attimo, non ci sto più capendo niente. Altre chiavi, ma purtroppo non ci sono le stanze del power up in questa challenge, altrimenti sarebbe molto figo, eh. Tra l'altro, io non vedo l'ora, se ci riesco, perché conoscendomi potrei anche. Un'altra? Vabbè. No! Quello non lo dovevo prendere. Quindi. Uno e due. Perfetto. Non dovevo prendere il cuore perché altrimenti uscivo dalla War of Babylon State. Dallo stato di War of Babylon. Dicevo, sono molto interessato a fare i patti con Satana, così che non succedono più gli errori che sono appena successi, ovvero non posso recuperare più vita e uscire dalla War of Babylon perché voglio sacrificare quella extra. Ok, e si va avanti a cercare. Shop, però credo che non ci faccio molto con lo shop adesso, pure che ho 5. Probabilmente avrò 5 centesimi entro la fine della stanza, però sono comunque relativamente pochi per qualsiasi cosa ci vogliamo far noi. Uno. E dos. Perfetto. Non vedo rocce disegnate, che è un po' un peccato, visto che sono già 2 volte che trovo la bomba dorata. Questo è ancora più un peccato delle rocce disegnate. Devo trovare un nome figo anche per la bomba dorata, perché per quanto riguarda le chiavi ho il passepartout, però per questa non mi viene in mente niente, quindi 2 piedi. Proprio niente. Ah beh. Uno. Due. Il cuore nero mi va molto bene in realtà. Perfetto. Vabbè. Ci ha ripagato sta stanza. Forse tra l'altro qui c'è la stanza segreta. Così smetto di cercare l'altro momento. Forse è qui la stanza segreta. Perfetto. Almeno smetto di cercarla. Non tanto per quello che c'è, ma per il fatto che adesso smetto di cercarla altrove. Perché non far saltare neanche te? Infatti. Ok, quindi adesso so che qui non ci sta, non ci sta, non ci sta. Forse è qui. No, no, non può essere lì. No, ho detto una cavolata, non me ne sono reso conto dopo. Uno. E vabbè, lì ho fatto la combo, praticamente tutti quanti inchiodati lì dentro. È bello avere risorse infinite, eh. Scherzando e ridendo. Uno. Cioè, chiunque può dire sì, grazie al cacchio che è comodo, però è più comodo di quanto uno possa pensare. Allora, controlliamo qua. Controlliamo. Non sono mai. Da quando hanno messo su Rebirth le stanze grandi non sono. Ecco, meno male l'ho trovato. Sto dicendo, non sono molto bravo a trovare il punto preciso. Ok, no. Ecco. Volevo stare attento a non prendere danno dai fuochi rossi. Prima di far saltare in aria. E poi mi sto sbattendo tanto per cosa? Ho le bombe infinite, posso semplicemente far così e controllare. Testa di Tammy, che è molto meglio della di quella lametta, che di fatto non me ne faccio nulla. Ah, momento, mancavi tu da saltare in aria. Speravo ci fossero soldi, in realtà. E andiamo a affrontare il boss, che è Little Horn. Speravo che morisse molto prima di così, però vabbè. Dai, muori, muori male. Ok, la testa di Tammy per le stanze di mina di gente dovrebbe essere una vera manna dal cielo. Patto con Satana. Vabbè, vediamo cosa c'è poi in caso prendo. Testa di Gappi, che credo sia meglio della testa di Tammy in questo caso specifico. Perché abbiamo parecchio danno, sì. E purtroppo però War of Babylon esce dal. Esco dalla War of Babylon perché ho troppa vita. Quindi io ho lasciato in giro per queste evenienze proprio una bellissima. Dov'è? Dove? Eccola qui.
1 e 2. Tra l'altro, avendo speso questi soldi, e no, questa vita, e averla convertita veramente in soldi, ho abbastanza risorse per entrare allo shop e magari comprarci qualcosa di figo. L'abito da suora, che praticamente ci ricarica l'oggetto attivo ogni volta che prendiamo danno, lo voglio. Perché prendere danno e ricaricare la testa di Gappi significa, cioè, con la testa di Gappi avendo una stanza di ricarica, significa che ogni volta che prendiamo danno, noi. Perché ho fatto sta cosa? Vabbè, c'ho un mezzo cuore che ho preso da qualche parte e non devo prendere. Farò in modo di perderlo in qualche modo. Spero. O di sacrificarlo in questo piano. Allora, purtroppo il nostro danno si è appena abbassato di molto. Cosa abbastanza seccante, visto il perché è successo, però vabbè. Muori, muorici male. Quanto siete fastidiosi. Siete così fastidiosi voi. Voi tutti. Non mi farebbe schifo trovare un'altra, come cacchio si chiama, un'altra bomba dorata anche qui, eh. Ok. Se fossi in World of Baby non eravate già tutti morti. Buona andata. Mi tengo da questo lato perché sono più lontano, ci impiega più tempo arrivare il tutto, però almeno. Tanto, arrivano comunque lo stesso numero di proiettili. Ok. No, non mi dispiacerebbe trovare una donation machine oppure. No, vabbè, oppure al massimo mi tengo tutto finché non trovo il patto con Satan. Sperando di trovarlo, tra l'altro, il patto con Satan. Che non è detto. Allora, una andata e due andata. La testa di Gappi effettivamente fa il suo porco lavoro, diciamocelo. So che la testa di Tammy potrebbe essere carina e tutto, però la testa di Tammy, in fin dei conti, è nelle lacrime con il mio. Con il mio danno, mentre queste sono 2-3, è vero, sono di meno, mosche in ogni stanza, però, quindi se mi sono abbastanza veloce riesco a farle accumulare. Lo prendo. Riesco a farlo accumulare, però che fanno il doppio del mio danno, quindi è un po' come se fossero 4-6 mosche. No, 4-6 lacrime normali. Senza contare il fatto che poi attaccano indipendentemente da me. E altre piccole cosette qua e là. Cosa c'è qui dentro? Piggy bank e un cuore di fede. Ok. Il cuore di fede. Ne abbiamo ottenuti due, quindi va ancora meglio. Qui sono già sceso? No. Perché altrimenti qui non ci sarebbero questi in vita. E morto. Si riscende. Dai, vedete. Pulisco molto più velocemente con la testa di Gappi rispetto a quella di Tammy. No, sopra c'era andato? Sì. E che dove cacchio è la strada allora adesso? Odio il fatto di non aver la mappa. No, qua c'ero già andato, giustamente lo dovevo capire dal mezzo cuore messo lì. No, no, no. Si va. Già ho la certezza almeno che da sta parte non c'era ancora andato. Purtroppo è una strada senza uscita. Vediamo di qua. Ok, no, non ero proprio andato in questa zona. Questo mi dà più certezze di quante non fossero prima. Muori? Ah, che il Fear, per quello non mi caricava. Non mi caricava perché c'aveva il Fear addosso. Perfetto. E un altro cuore di fede. Benissimo, non mi va di star perdendo tempo con cose varie. E muori. Sacchetto ottenuto che contiene soldi. Prossimo shop. Penso che vi spenderò parecchio. Ok. E si va. Sta andando abbastanza scorrevole sta run, dai. Perfetto. Ulteriore cuore di fede. Che ti ci manda. E boss, che è Policefalo. Potrei gestarmela bene con Policefalo se. Non mi facesse scherzi strani, tipo, per scherzi strani intendo che mi spone in faccia o cose del genere. Tipo adesso, per le 5. Ok, almeno mi sono tolto dalle scatole gli altri nemici. E appena l'ho detto lui me ne ha spawnati altri perché sia mai che rimanevo senza. Che rimaneva senza gruppi. Dove sei, Policefalo? Buono, buono, buono. Non fare lo stesso. Non so.
tanto muori. Patto con Satana. Niente, mi raccomando, mai un patto con Satana mi permette di sacrificare vita. Comunemente detto patto con Satana vero e proprio. Allora, morite. Morite. Cosa c'è qui? Rimpicciolimento ed diarrea esplosiva. Non lo augurerei a nessuno, ma intanto prendiamo questi oggetti e scendiamo. Stiamo lentamente allontanandoci dal nostro essere in War of Babylon. E questo mi spiace in realtà, però... Che devo fare? Devo abbandonare tutti quanti... Tutta la vita che trovo? Tra l'altro mi consola il fatto che in realtà... L'avevo... Cioè, anche se non avessi sbagliato a prendere quel mezzo cuore... Con tutti i stamenti di vita comunque sarei riuscito a War of Babylon. Quindi non ho pregiudizio... Ok, no, ho fatto casini. Non volevo usare quel tasto. La seconda bomba era sbagliata, volevo semplicemente usare la testa di gatto. Continuiamo a salire a cercare. Eccellente, eccellente. Non so più... Non mi vengono in mente piani per smaltire vita. Quindi devo andare avanti così, imperterrito. Forse questo è un piano per smaltire vita, che se non mi ricordo male, questo... No, quello... Questo è il contrario. No, niente, ho detto una cavolata. Stavo dicendo, quell'oggetto lì mi pare che è il Soul Converter. Converte tre cuori di fede in un cuore rosso. Ovvero è l'anti-zampa di, zampa di gatti. Solo che nella mia testa stavo pensando all'effetto della testa di gatti. Della zampa di gatti. Quindi effettivamente avrebbe risolto tutti i miei problemi. E invece però non era l'oggetto giusto. La malizia. Notare il fatto che sto sfruttando la Sacrifical Dagger per fare un po' prima... Ah, scappi adesso e sciupa da hoop. È il super magnete questo? Potrebbe essere carino. Oh, no, preferisco la testa di gatti, siamo sinceri. Il super magnete dovrebbe far sì che i nemici vengano attirati verso di me un pochettino più velocemente del normale. Questo però effettivamente non mi porta a un grande vantaggio. Visto che io comunque... Vabbè, la provo a usare per qualche stanza. Altrimenti torno al Pulse Worm. Uno e due... Perfetto. Chiave ottenuta. Ah, ovviamente sia i nemici che gli oggetti mi si avvicinano, altrimenti non avrebbe molto senso fare sta cosa. Se fosse soltanto per i nemici, no, ma che... non avrebbe avuto sto vantaggio. Andiamo avanti, cerchiamo. Però questo cambia un pochettino il loro pattern di movimento e non mi piace la cosa. Quindi è da valutare bene. Ma in questo momento mi sento abbastanza sicuro di me da poterlo fare... Con quasi sicurezza. Dai. Non mi sarebbe dispiaciuto che lui morisse, devo essere sincero. Questo e Two of Diamond. Me lo porto con me. Che raddoppierà i nostri soldi, ma è sempre bene farlo, vedete? Tre bombe gratis. È sempre bene farlo quando si sta per spendere soldi. Perché almeno se ottengo altri soldi potrò raddoppiare anche quelli. Ok. Perché non muori, basta, grazie. È morto. Non so cosa faccia questo. Fartom, qualcosa inerente alle scuregge, quindi. Boss, che è The Hollow. Che credo non sarà un nostro grosso problema, perché The Hollow non è mai un grande problema, a meno che non succedano cose strane. Tra l'altro anche ho visto una bella roccia segnata qui dentro, che mi va molto bene. Però effettivamente sta andando un po' strano sto fight. Perché ha così tanta vita? Sono andato a ucciderlo con la cosa, per sbrigarmi. L'ho fatto secco il Sacrifical Dagger. Perfetto. Niente per quello che riguarda patti con Satana. Mi dispiace un po', qui dentro c'è la forchetta di Isaac, che non voglio. Scendiamo quindi. Continuiamo a non ottenere quello che volevo, ma vabbè. Dove siamo adesso? 2, 3, Depth 1, no? Se ho contato bene. Depth 1, infatti. Cosa c'è qui dentro? Il paese dei balocchi. Bombe e chiavi. Chiavi e bombe. Cuori di fede. Cuori normali e soldi. Bene. In realtà l'ho fatta un po' male questa cosa, perché non prevedevo di farlo rimbalzare via la bomba. Però, perché comunque non approfittarsene.
Dai, morite uno, morite due, morite tre. Perfetto. E un altro cuore di fede ottenuto. Grazie mille, così almeno compensate la mia inettitudine nel diventare War of Babylon. 24, questo significa che se raddoppio i centesimi arrivo a quasi a 50 centesimi. Non so se me ne serviranno così tanti, però sempre meglio se conoscere le proprie opzioni, no? Altri centesimi ottenuti, io direi di azzardarmi anche a entrare qui. Forse ho sbagliato, però poteva essere un'occasione, visto che la vita non mi manca. Ok. Altri nemici. Inizio a concordare con chi diceva che questi interruttori non pagano poi così tanto. Perché per una volta che ottieni qualcosa, altre quattro volte non ottieni niente, ottieni qualcosa di negativo. Uno. Due. Ho sbagliato a metterlo lì? No, sono riuscito a farli saltare in aria tutti. E tre. Perfetto. Si scende. Nemici, nemici, nemici. Questi magari con il supermagnete sono già veloci di loro. Col supermagnete magari sono un po' troppo veloci a corrermi addosso. Ecco, anche questi non... Ok, ho deciso che lascio il supermagnete. Non fa per me. Non è una cosa adatta al mio stile di gioco. Soprattutto quando pensavo di farmi una bella run tranquilla, rilassante. Però ringrazio sempre che continua a ottenere cuori di fede. Allora, se lo spacco qui, posso colpirlo senza che lui possa colpire me. Non ha funzionato così tanto. Il discorso era, potevo colpirlo senza farmi raggiungere. E vabbè, ciccio. Cioè, c'è un limite, eh. Ecco, una bella coltellata e si risolve tutto. Uno, due... Ero incastrato. Ma che è possibile che non abbia fatto... O due, ho detto. The Magician. Allora, facciamo che ormai tanto... Sword Diamond lo usiamo. Non credo che mi serviranno più di 50 centesimi in questa run. Non so neanche se li uso, sti 50 centesimi. E mi porto The Magician, che mette l'homing alle mie lacrime. Che significa che prende c'è lacrima ricerca. Per una stanza, come tutti i tarocchi. Che mettono qualche effetto, l'effetto è temporaneo. Mi sono... Sono incastrato contro una fottutissima roccia. Cos'è quel tarocco? L'eremita. Mi porta allo shop, mi va bene. E Biglopia. Sarebbe un oggetto fighissimo. Biglopia è questo. E aspetto a prenderlo però. Perché permette... figo. Perché permette di prendere, di raddoppiare gli oggetti presenti in una stanza. Che significa che possiamo raddoppiarci, che so, ad esempio il... Parole mie... Il... Ah! La treasure room... Cioè il power-up che ci darà il boss. O cose del genere. Tra l'altro potremmo usarlo anche per avere patti con Satana gratuiti. Per far prendere gratis i patti con Satana. Però c'è un problema. Io sto cercando in tutti i modi di spendere questa cacchio di vita, quindi... credo che non lo userò per quello. Dai. Cattiveria, cattiveria, cattiveria. E morti. Altra bomba. Niente, a vuoto. Diamo un'occhiata com'è la mappa. A meno che non si scende subito qui in basso, credo che sia lì giù la cosa. Credo. Ecco, tutte queste grandi opzioni. Quindi deve essere lì giù la cosa. Batteria e batteria. Il lato incrinato mi va anche meglio. Batteria ancora? Perché mi permette di rirollare i power up. Potrei usarla anche a rirollare la roba nello shop in realtà, eh? E forse lo farò, ma vediamo. Si scende velocemente. Ecco, non mi dispiacerebbe ottenere la zampa di gatti, ora che ci penso. E boss, che è Brownie. Che equivale a dire che è una rottura di scatole immensa. Perché io con Brownie non mi trovo per niente bene come nemico da affrontare. Dai. Guardate quanta vita ho sacrificato in pochi secondi. Tanti di quei danni neanche potete immaginare. Cioè in realtà potete immaginare perché li avete visti. Safety pin e patto con Satana. Il safety pin proverò a raddoppiarlo usando il... Ah, libro di Belial. Il patto. No, il patto lo prendo. Sicuro. Il libro di Brian invece vorrei rirollarlo, quindi usiamo la Death Shard e il gatto morto, che mi va ancora meglio, perché ottengo 9 vite, nonché un altro oggetto di gatti. E prima di scendere però voglio provare a farvi vedere Biglopia,
se funziona come mi hanno detto, perché io ancora non sono mai riuscito a usarlo in maniera sensata. No. Our shop è qui. E poi magari ho sbagliato, non è l'oggetto che dicevo io. Sì. Diplopia. Che non so qual è la radice della parola, ma fa niente. E proviamo a usarla sul safety pin. Usa qui. Infatti ce ne sono due. Quindi, Evil più range più shot speed up e Evil più range più shot speed up. Prima di scendere però torno a prendermi la mia bella testa di Guppy pure, perché sennò mi sento un po' nudo senza. E sono tra l'altro a due terzi della trasformazione in Guppy, quindi non stiamo per messi male per niente. Dove siamo? Depth 1. Tarocco magari. Justice, che è una cosetta carina. E una bomba pure, che è una cosetta carina. Non credo ci serva altro. Quindi fiondiamoci verso il piano successivo. Possiamo anche chiudere la mappa. Io immagino che ogni volta che rimango con la mappa così aperta, no? Voi state lì urlando: chiudi la mappa! Cosa del genere. Però, purtroppo sono fatto così, me lo dimentico. Allora, una volta sceso, usiamo subito Justice. Carina come cosa. E me l'azzardo? Ah, prima vediamo anche da qua. Tanti centesimi. Sia mai che ottengo qualcosa di buono. No, meglio far qui, va. Almeno mi sbrigo di più. Una pretty fly non mi dispiacerebbe, in realtà. No, eh. Era da chiedere troppo, lo so. Sai che vi dico? Oh, no, la golden key la voglio. Allora, tra l'altro sono preciso a 15 gen. A parte, queste le posso aprire gratis adesso. Grazie alla golden key. Poi, cerchiamo di fare un po' mente locale. Dai. Forse conveniva venire a fare però questa una volta che avevo già il la testa di Guppy carica. Perché magari me la sbrigavo un pochino prima. Morto. Ucciso dalla, effettivamente, dalla povera. No, no, non lo voglio questo. Ucciso dalla povera Sacrifical Dagger. Andiamo. Uno, e intanto muori anche tu. Guardate quanto spariamo veloci. Ah, le run di una volta. Queste sono le challenge di una volta. Che effettivamente trovo. Mediamente le challenge di Rebirth erano più facili di quelle di Afterbirth. Ma non è tanto per facilità e difficoltà. Nel senso, il personaggio OP non è OP. Ma perché erano run mediamente più normali. Cioè, sì, avevi il setup un po' particolare, ma alla fine dei conti non ti cambiava troppo la run. Cioè, ad esempio, guardate questa. Partiamo con setup OP e ci dicono: arriva fino da Satana. Non ci vuole niente quasi. Cioè, sfiga a parte o imbecillità a parte. Perché, ad esempio, mo il fatto di essermi fatto colpire non è che è stata perché la challenge è difficile, perché sono stato un imbecille io. Uno. Preferisco ammazzarli così, questi faccio un po' prima. Notare il mio ottimo lavoro di coltello. Ok. Dimenticate quello che ho detto negli ultimi 10 secondi, per favore. Non mi interessate. Si scende. No, è qui a picchiamo domani. A meno che non riesca a fare tipo mitragliata così. Tipo così. Dai. Dai. Danno ti pareva che lo subivo in qualche maniera. Perfetto. Continuiamo a scendere a cercare modi per uscire senza farci del male fisico. E in qualche maniera misteriosa ci sono riuscito. Forse sto iniziando a diventare quasi un giocatore decente di Isaac. Dai, dai. Morite male. E che cacchio. Quale parte di morite male non avete capito? Purtroppo ho sparato un po' a cacchio quel colpo e quindi non ho più bombe per setacciare tutto il resto di questa massa. Non ho più neanche bombe per scappare, giustamente. Dai. Perfetto. Ricordate quando dicevo che non avevo più bombe? Ecco, ora ce le ho. Ah, se la metto qua, no? Riesco a combinare qualcosa? Sì, qualcosa di positivo? No. Dai. Perfetto. Demon, no, preferisco. Ma anche quello è forte, preferisco Demon, dai. Almeno la posso usare come fuga d'emergenza da una stanza un po' rognosa. Dai, morite tutti. E no, il cuore di fede lo vorrei. Grazie. E boss, ovviamente, essendo Necropolis 2, sono
Sono riuscito a prendere danno, sì, perché stavo guardando tutt'altra parte e non mi ero dimenticato del centro di gravità che stava lì sotto. Dai. Vabbè, pure se prendo danno non me ne frega più di tanto. Ho una fonte misteriosa di cuori di fede, a quanto pare. Che non... La chiamo misteriosa perché non mi ricordo cosa mi ha dato tutti quei cuori di fede fino adesso. Dai. Purtroppo il coltello di mamma non ci ha aiutato più di tanto. No, il coltello di mamma. Il coltello sacrificale non ci ha aiutato più di tanto in questa volta. Intanto sei morto. Io sapevo che se mi colpiva le moriva. Devo andare da Satana. Quindi sare... No, beh, uguale. Devo andare da Satana. Posso prendere quello che mi pare. Prendiamo questo. Tanto se si attiva l'effetto dell'uno o dell'altro significa che sono virtualmente morto. Ora quindi siamo nel grembo. Perfetto, ho preso parecchi danni, sì, però ho anche 9 vite in effetti, ora che ci penso. Muori. Grazie. L'accumulo di belle mosche non mi sta dispiacendo per niente. Anche se aver sbagliato strada e quindi essermi preso i danni qui per niente, un po' sì. Saliamo. Ok, forse inizierò a avere troppo. Inizio ad avere un po' di problemi qui, eh. Sto usando tutte quante le... Non mi ricordo se c'è un limite teorico. Anche la cosa. Ho preso tutto? Sì. Quindi sono tarocchi e... rune. Blank rune, che posso usare anche qua. In caso mi capita quella che raddoppia la roba. Non mi è capitato quella. Ora. Assorbiamo anche questa batteria. Questa batteria credo che c'ho abbastanza. The Word per trovare subito il boss. Judgment per hobby. Posso skippare anche il piano. Soft Diamond ancora. Che abbiamo detto che era questo? Soft Claps. Wheel of Fortune. Death. Judgment. The Emperor. Ok. Così facendo skippo parecchia roba. Per proprio voglio vedere se c'è The Moon. The World. No, mi tengo The Emperor. E salto il piano. Scesi qui sotto, potrei usare subito il The Emperor per uccidere i Cliffs. E penso quasi quasi che lo farò in realtà. Muori, 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 ciccio. Non mi fare scherzi. Perfetto. Patto con Satana, in cui posso prendere tutto quello che mi pare gratuitamente. Quasi gratuitamente. Non so se mi conviene prendere il brimstone. Se finisco fuori e poi non mi riapre la cosa, rosico. Ok. Perché non ho... Perché non sono morto? Allora, io ho preso il brimstone. No, mi sfugge perché non sono morto. Va bene, comunque sia. Scendiamo. Allora, io ho un cuore solo. Ho preso il brimstone. E non sono morto. Mistero. Amnesia. Benissimo. Cioè, ci voleva proprio qui in amnesia. Perfetto. Solo parte. Prettamente inutile, però apprezzo lo sforzo. Morti e batteria che non... Ah, è vero, volo! Che cacchio... Ah, ok, ho capito perché è successo. Ho capito che è successo. Semplicemente ho usato la... Prendendo il brimstone, ho sbloccato la trasformazione in Leviatano, che mi dà uno o due cuori neri, non mi ricordo. Che sono poi quelli che ho sprecato per prendere il Ceremonial Robe. Quindi non c'è niente di strano, è tutto normale in quello che è successo qui. La trasformazione in Leviatano è tra l'altro la sua inaugurazione in una run che non sia una daily run. Si ottiene prendendo vari oggetti satanici, se così si può chiamare. O per meglio dire che hanno a che fare un pochettino con Lovecraft. Che sono il patto, il brimstone a quanto vale, il Ceremonial Robe. E tanta piccola roba così. E ci porta praticamente l'effetto vero e proprio, è un po' limitativo, ovvero ci dà il volo. Che non è malaccio. E ci dà anche
due o tre cuori di fede, neri. Non mi ricordo se sono due o sono tre. Però col danno che ci ritroviamo, credo che il nostro... Credo che il nostro Primstone sia decentemente potente. Ah, c'è ancora uno, c'è ancora vivo. Non è più vivo. Sia decentemente potente. Spererei anche di trovare relativamente subito il Satana. Però quella è una speranza molto... Aia! Ecco. Muori e muori. Perfetto. Ed è una grossa rosicata l'aver sacrificato purtroppo il... Come cazzo si chiama? Ah no, perfetto, ho trovato, stavo per dire, è una solata non avere la mappa. Però in qualche modo, per qualche motivo misterioso siamo comunque riusciti a trovare quello che volevamo. Un altro cuore nero e andiamo a affrontare l'ultimo scontro di questa run, che è ovviamente Satana. Allora, col danno che mi ritrovo, credo di poter portare almeno gli accompagnatori di The Fallen mentre arrivava. Dai, muorici male. The Fallen, muorici male, ho detto. Se io mi tengo decentemente lontano, dovrei riuscire anche a schivarli bene. Circa. Decentemente bene non è stato abbastanza. Dai, manca l'ultima fase e basta. Ok. Samponi di Satana, non ve temo. Cioè, in realtà vi temo, ma non troppo. Sarebbe un'affermazione più onesta. Vi temo, ma non troppo, sì, infatti. E infatti siete morti. Abbiamo completato questa challenge e sbloccato... Cosa? La runa Dagaz, che è apparsa nel basement. Ok, per questo video è tutto ragazzi e ci vediamo alla prossima. Vi ricordo di iscrivermi se preferite che continui a fare anche le vecchie challenge di Roberto o che mi dedico ad altro in Afterbirth. E alla prossima, ciao ciao!